makes it so hard not to cry. And as we say our long goodbyes, I nearly Sono Paolo Zanibellato, il presidente della Proloco di Zero Branco. Ringrazio Caffè 24 per questa opportunità di far conoscere questa serata e far conoscere la nostra festa. Stiamo facendo la 54esima edizione, non ci siamo mai fermati, neanche l'anno scorso, che in pieno Covid abbiamo fatto la 53esima, pur di solo i tre giorni. Quest'anno abbiamo rischiato e programmato di farne 10. Le cose al momento non stanno andando male, speriamo che continuino ad essere ottimali con i risultati delle persone che vengono a mangiare, con gli spettacoli e tutto quello che proponiamo ai nostri clienti. Ci sono serate con orchestre che suonano liscio, però logicamente la gente sta seduta, ci sono serate con i DJ, ci sono serate con musica per giovani. Domenica 5 un nostro classico che è la sfilata dei trattori organizzata da Giuliano Donà, che gestisce il museo della civiltà contadina qui di Zero Branco, sicché per chi viene a mangiare c'è anche la possibilità, volendo, di andare a vedere il museo di quello che sono gli attrezzi che negli anni 20, negli anni 30, negli anni 60 si usavano. È sempre una cosa, nel ritorno del passato, bella da vedere. La festa è iniziata il 27 agosto e termina domenica 5 settembre. See those eyes, makes it so hard not to cry. And as we say our long goodbyes, I knew l'amor che ingannò, un giorno passò, tu hai preso il suo posto, forse è troppo presto, ti ho dato l'anima.